Come rispondete a chi dice che i residenti del centro storico esagerano quando si lamentano dei problemi che vivono? Beh, rispondiamo, intanto parlo in qualità di comitato Gemellaro Asciuti, quindi tutta la zona che comprende via Gemellaro e piazza Asciuti, dove in 140 metri di via assistiamo all'apertura di 19 locali, notturni oltretutto, per cui quello che rispondo è, non è così. I residenti vogliono che la propria via sia viva, piena di locali, piena di vita, ma che questi comunque rispettino però le regole del comune, del senso civico, della comunità, insomma. Abbiamo diritto al riposo notturno, abbiamo il diritto alla quiete pubblica, oltretutto, cioè, garantito dal codice penale. Il problema non è come organizzare la movida nei locali, il problema è come organizzare la movida in relazione alla vita dei residenti. Non abbiamo un regolamento comunale, a che ci risulti, che limiti l'orario in cui si possono somministrare le bevande alcoliche, così come il cibo, come esiste invece in altre città d'Italia. Quindi i commercianti che hanno questi locali nelle vie del centro storico possono somministrare, come accade, bevande e quant'altro fino a tarda notte, fino alle prime luci dell'alba. Questo crea assembramento nelle vie, crea problemi di rumore e di vivibilità. Esattamente, esattamente. Oltretutto negli ultimi tempi stiamo assistendo a un fenomeno molto molto grave, con delle transenne del comune, che il comune ha dimenticato durante i varchi della protezione civile che si erano effettuati durante la zona arancione, alcuni esercenti se ne sono impossessati e li utilizzano oggi per chiudere la via Gemellaro, la via Viglia, la via Quastarelli e la via Gambio, che sono le piccole vie che si mettono sulla via Gemellaro. Atteggiamento che è assolutamente illegale. Assolutamente, assolutamente illegale. L'abbiamo segnalato più volte, anche tramite PEC, al prefetto, al questore, al sindaco, al comandante della polizia municipale. Anche perché poi si rischiano problemi anche di sicurezza pubblica. Certo, qui dovesse passare un'ambulanza. Certo, qui tutto ricade sulla sicurezza e sulla salute pubblica, oltretutto. Infatti noi, i nostri interlocutori, sono i custodi della sicurezza urbana. E poi non viene rispettato assolutamente la concessione del suolo pubblico. Non esiste il passaggio di 3 metri per largo e rispettato per il passaggio di mezzi di soccorso, ma anche per il residente che deve raggiungere il proprio passo carraio. Siamo noi che abbiamo sollevato il problema. La prefettura, il sindaco, in verità, il questore se ne sono accorti dopo il pugno dato da un poliziotto in piazza Currò. Ma noi abbiamo segnalato alla prefetto, alla PEC ufficiale del prefetto, alla PEC ufficiale del questore, alla PEC ufficiale del comandante dei carabinieri, l'assembramento notturno fino alle 4 del mattino, le risse, i fuochi d'artificio, le macchine, le auto posteggiate in doppia e tripla fila, lo scorrere di motorini per le vie delle ZTL, motorini parcheggiati su marciapiedi, quindi i marciapiedi non servono più al loro normale utilizzo, ma sono diventati un parcheggio di questi motorini e che rimangono lì fino alle 3-4 del mattino. Con gli esercenti avete cercato di dialogare? Se sì, cosa vi rispondono? Sì, allora, il 4 maggio, comunque nel maggio di quest'anno, abbiamo avuto una riunione allargata con gli esercenti, ma quelli virtuosi vengono sempre fagocitati invece dalle azioni di chi non ha nessuna intenzione di rispettare le regole. E erano 5 le regole che avevamo stabilito, quindi la viabilità, rispetto al suolo pubblico, chiusura in tempo alle 2 di notte, che già è un orario incredibile, ma questo dipende dal sindaco, e invece molti chiudono anche alle 3:30 di notte. Insomma, 5 punti che non sono stati rispettati. Assolutamente, quindi il patto si è infranto una settimana dopo.